Ve l'ho promesso, è venuto a trovarmi un volto di Rai 1 che negli ultimi anni la domenica ha portato nelle nostre case l'Italia più verde. Un bravissimo collega, ma soprattutto un amico, Beppe Convertini. Buongiorno! Ciao Marcello, che bella questa canzone. Fatti abbracciare. Della versione Domenico Modugno, ma questa è sono Negramaro. Siamo in Puglia. Giuliano con una voce. Siamo a casa tua, siamo sì, a casa nostra. Senti, la cosa bella è che quando incontro colleghi come Beppe mi riconosco perché abbiamo fatto praticamente la stessa vita per anni. Eh sì, perché abbiamo girato in lungo e largo l'Italia, quindi siamo fortunati. Straordinariamente fortunati, però difficilmente riesci a farti capire da qualcuno che non fa questa vita. Io e te, uno sguardo è sufficiente per dirci tante cose, però è la domanda che mi rivolgo spesso e te la faccio a te proprio, perché sono il conduttore, oggi sei l'ospite. Ma hai trovato un comune denominatore tra gli italiani dalla Val d'Aosta alla Sicilia? C'è o non c'è? Secondo me c'è, ed è innanzitutto la generosità, la laboriosità, la gioia di vita e poi quel senso di sentirsi a casa sempre. Perché, guarda, io ogni volta che vado in qualsiasi borgo italiano, che sia al nord, al centro, al sud, nelle isole, c'è sempre un posto a tavola pronto ad accoglierti. Allora, questo quindi non è una questione di centro, sud, nord, è dappertutto così. Perché gli italiani sono così, gli italiani aprono casa e ti accolgono. Ti accolgono con affetto, con quel senso di famiglia che è tipico della nostra splendida Italia. E posso dire che questo piace moltissimo agli stranieri. Eh sì. Perché questo da loro non ce l'hanno. È proprio la bellezza dell'Italia, è questo, non è solo le bellezze artistiche, storiche, e culturali, abbiamo, paesaggistiche che conosciamo, le eccellenze gastronomiche. È proprio il sentimento italiano di farti sentire uno di noi, di farti sentire a bravo casa. Bravo Beppe. Senti, tu hai scritto un libro, Paesi miei, che io ho anche letto naturalmente, dove trovi la chiave per raccontare l'Italia. Qual è stata? Diciamolo pure a chi lo deve leggere quest'estate, perché abbiamo tempo per leggerlo. Guarda, quello è stato un mio diario di bordo, perché andando in giro con Linea Verde questi 4 anni ho avuto modo di appuntare su questa agenda che ho da 30 anni, cambio solo la parte interna, le emozioni che ho provato raccontando delle storie di grandi donne e grandi uomini che fanno sì che la nostra agricoltura, l'allevamento e l'artigianato siano apprezzati in tutto il mondo. E poi, assaggiando le eccellenze, ho cercato di raccontare quei borghi, quei luoghi unici al mondo che non sono negli itinerari turistici classici, un po' quello che abbiamo fatto con Linea Verde in questi 4 anni. E devo ringraziare la squadra, straordinaria squadra di Linea Verde, uno per uno li ringraziamo assolutamente, e naturalmente Angelo Mellone, che poi il nostro direttore che davvero poi ha seguito con attenzione e con grande successo le nostre linee. Grazie Angelo. Grazie. Senti, Angelo, tu però parliamo, la puntata come sai è dedicata alla Puglia, no? Ma guarda caso tu hai un luogo del cuore che si chiama Martina Franca, ci vai da parecchi anni, e guardiamo insieme questa clip. Guardiamola. La domenica per me è mamma, polpette, perché io mi svegliavo con questo profumo di polpette che invadeva tutta la casa e andavo subito a fare colazione con le polpette, che goduria, e le orecchiette fatte a mano da mamma. Mamma, ti presento Peppone. Buongiorno signora, buongiorno. Queste sono le Bougainville, mi ha detto Beppe che le piacciono sì, molto. Mi piace. E Vitalba, mia nipote. Molto piacere. Piacere, piacere mio. La lascio in buone mani? Sì. Sì, ma la domanda adesso nasce spontanea. Per accendere fuoco. Si chiamano orecchietto o strascinati? Con mia sorella Maria stiamo facendo le pettole, noi si dice i pettole, con un mirkut, col vincotto, puzzocro, con lo zucchero, queste qua che stiamo facendo, oppure col miele, pumel, perché quelle là, miele e vincotto, sono per Natale, queste invece sono per l'Immacolata. Maria, come le hai preparate queste come pettole? Come al solito, acqua, farina e una patata. E poi le hai impastate, io intanto le frigo. Le ho impastate con un po' di lievito di birra e fatte lievitare una notte. E quindi poi zuccherate e mangiate belle calde calde, no? Sì, sì. Maria, dobbiamo andare di là a festeggiare, fare un brindisi che Ingrid arriva più tardi, ti va? Va bene. Dai, lasciate intanto tutto e poi continuiamo a friggere. D'accordo, vieni, vieni. Andiamo. Beppe, location straordinaria, ma è la casa tua? Sì, quelli sono i trulli dei nonni materni, dove io ho fatto tante vendemmie, dove
ho girato la manovella per fare la salsa per ore e ore, dove la nonna faceva le orecchie. E quando si metteva nelle bottiglie con il manico di legno. Bravissimo. E quando si faceva la vendemmia ancora si pigiava l'uva con i piedi, c'era il torchio a mano. Insomma, là ci sono davvero tantissimi ricordi. Ma qui erano le tue vacanze anche? Beh, le mie vacanze sono a Martina, perché Martina è il luogo del cuore, perché ho mamma, che saluto. Anche io. Mamma, il mio più grande amore. E poi le due sorelle, quattro nipoti e cinque pronipoti, arriva la sesta pronipote. Quindi una famiglia grande. Le belle famiglie che stare insieme d'estate soprattutto è veramente divertente. È una gioia, perché io li porto allo zoo, li porto al mare, i bambini, insomma, poi di ogni età, da Vitalba che ha 37 anni, all'ultima che arriverà, che è la figlia di Vitalba, che nascerà tra pochissimo, però l'ultimissimo è Brando, che ha 9 mesi. Zio Beppe fra qualche mese te lo trovi, eh? Zio Beppe, vieni. Allora, senti, il 30 luglio inizierà una nuova stagione di Azzurro, Storie dal mare, cosa ci racconterai? Andremo a raccontare le bellezze proprio del mare, le eccellenze. Andremo per i borghi, partiamo da Ponza e Gaeta, che sono due perle meravigliose del Lazio, e andremo a raccontare tutto quello che sono i mestieri antichi del mare, quindi non solo quello del pescatore, ma del maestro d'ascia, quindi del cordaro, di chi fa le nasse. Insomma, andremo a scoprire l'ecosistema mare, che è uno degli ecosistemi davvero più speciali, più unici, che noi possiamo ammirare. Senti, poi non finisce qua, perché a settembre, Una mattina in famiglia, un debutto. Io ti faccio un in bocca al lupo. Viva il lupo. Enorme. Dove porti in vacanza quest'anno, mamma? Mamma la porto a Otranto, come sempre, da 20 anni, con tutta la famiglia, e poi io trascorrerò un po' di giorni proprio nei trulli di famiglia, perché Martina Franca, signora, Martina Franca. Signora mamma, non escludo che venga pure io, perché ho visto che in famiglia si sta molto bene. Sei invitato, ufficialmente invitato. Mi sono invitato in diretta.